Il nome di mio padre è il mio primo romanzo, pubblicato dalla casa editrice Arcadia di Cagliari nel luglio del 2015. Questo romanzo racconta una storia ben precisa e completa, che va avanti e indietro nel tempo con continui flashback. Questo romanzo lo potremmo definire etnico, nel senso che racconta, con dovizia di dettagli storici e linguistici, l'eterno conflitto fra il modo di vivere particolare di certi sardi, o almeno di quelli più arcaici e legati alla terra, e una legalità, nell'istanza di una legalità moderna che tale comportamento sembra riuscire tutt'al più ad affiancare, mai a scalzare definitivamente dalle coscienze. La famiglia Brionnas, le cui vicende il libro racconta, è in tal senso rappresentativa perfettamente di questa sardità, che trova la propria ragion d'essere nel suddetto conflitto. Un gruppo di persone dinamico e ricco, anche colto, però ancora soggetto ai principi della cultura agropastorale e ad un codice barbaricino che ne è la legge non scritta, ma accettata da tutti i contendenti, compresi i nemici. Proprio così, nemici è un lemma che ricorre spesso nel libro, pronunciato anche da donne che solo sul finale della vicenda abdicano al ruolo di feroci suscitatrici d'odio, salvo la moglie del protagonista, per farsi avanguardia di una riconciliazione epocale fra due famiglie che si odiano a morte. Il tempo nel romanzo non scorre tutto in una direzione, perché i fatti non vengono narrati secondo il loro ordine cronologico. Si assiste così a un continuo passaggio, a cominciare dall'inizio del romanzo che racconta i fatti già accaduti mesi prima, per tornare al presente e quindi di nuovo al passato. Si viene così a creare una sfasatura fra tempo della storia e tempo personale. Infatti, sensazioni, ricordi, pensieri, in pochi attimi si accavallano nella mente dei protagonisti e vengono analizzati e descritti al rallentatore, arrestando così il flusso del tempo. I due cognomi principali, Brionnas e Grileo, sono inventati, e questo perché non volevo che il lettore identificasse i contendenti con famiglie conosciute, e anche perché volevo far capire che ciò che accade a quelle due famiglie potrebbe colpire qualunque gruppo familiare di Nuoro, della Barbagia o dell'intera Sardegna.